ospiti illustri questo pomeriggio qui al mio fianco per pubblicizzare, come giusto che sia, un evento teatrale di tutto rispetto. Infatti sabato sera presso il Teatro Impero si esibirà la compagnia teatrale La Maschera e i due attori più rappresentativi di questa sono indubbiamente Maurizio Favilla e Alba Isaia. Maurizio neanche il regista. Quindi inizierei questa intervista intanto ringraziandovi della vostra presenza e dell'ospitalità del vostro salotto, grazie, grazie ad entrambi, e quindi entriamo nel vivo di questa intervista. La prima domanda si riferisce ad entrambi e quindi mi attendo una risposta di tutti e due, iniziando con Maurizio, con il quale vorrei sapere naturalmente com'è nata questa passione per il teatro e soprattutto qual è stato il momento cruciale che ne ha segnato la sua carriera. Ma è iniziata la mia, chiamiamola, carriera per gioco, perché io sin dall'inizio raccontavo barzellette nelle piazze, bambino. Poi c'è stato un regista locale come me, del resto, che mi ha notato e mi ha invitato a fare parte di una commedia che allora era per titolo, aveva il titolo di Le avventure di Giuffà. Io facevo lo zio, nonostante tutto avevo i miei 13 anni e mezzo, quasi 14 anni, facevo lo zio di Giuffà, ed è successo che ho avuto successo io, che ero lo zio, e non Giuffà, che era un altro ragazzo. E quindi da allora, a quanto dire. E allora ho iniziato a fare teatro così sempre, perché era un peccato con questo ragazzino che facesse solo le barzellette, e quindi mi convocavano per fare del teatro all'Impero. Poi è nata la passione anche con la processione, che ho fatto Pilato, eccetera, eccetera, e siamo arrivati qua, fino a quando poi, nonostante tutto, ci conoscevamo con Alba Isaia, vicini di casa, non tanto vicini, cioè a poche centinaia di metri abitavamo assieme, e quindi ci siamo incontrati una volta in palcoscenico. C'è stato questo feeling subito tra me e lei, o tra lei e me, che è la stessa cosa, è la stessa cosa, e quindi poi ci siamo messi insieme teatralmente parlando, certo. Si intende, perché io sono felicemente sposato per i fatti miei, lei ha fatto questa scelta con una figlia d'arte. Esatto. Poi, a questo punto lei diciamo, ha fatto la scelta di rimanere zitellona. Tutto qua. Sì. Perfetto. Prima di farti rispondere, chiederei alla regia se il pallino del registratore funziona, quindi perfetto. Adesso Alba, la stessa domanda la rivolgo a te naturalmente, quindi mi attendo alla tua risposta. Io sin da piccola recitavo, qualsiasi, cioè la tenda della mia stanza da pranzo fungeva da sipario, scrivevo pure le scenette, così mi dilettavo con i compagni. Quindi anche per te, per gioco, diciamo, è nata questa... E poi niente, mi ha scoperta, Giorgio Magnato, grande regista. Un altro grande, importante. Appunto. Niente, io dicevo sono timida, non voglio recitare, invece lui mi ha istigato e così sono salita sul mondo, sono entrata sul mondo della celluloide. È questo. E allora, a quale lavoro teatrale sei più legata, visto la tua ormai carriera? Quarantennale. Ne hai vista di cotte e di crude? 40 ma non li dimostra. E che faccio questa commedia da quando avevo 25 anni. Gli anni sono e quindi ormai ce l'hai nel sangue. Sì, appunto. La tipica schietta arrabbiata, ma io non lo sono nella realtà. Nella realtà sei schietta, sì, però sei molto mite. I tuoi nipoti ti adorano appunto per la tua mitidezza. Veramente. Maurizio, invece il tuo lavoro teatrale che ti ha gratificato di più? Forse perché è stato anche questo uno dei primi lavori che abbiamo fatto insieme con la mia regia. Questo è stato forse il primo. Forse il primo. E quindi sei anche tu particolarmente legato. Sì. Anche perché è una farsa, chiamiamola così, dove sia lei che io spaziamo in una maniera così divertentissima che ci siamo legati.
tuttora la sappiamo, quindi immagina quante volte l'abbiamo fatta. E allora, adesso parliamo del vostro imminente impegno teatrale di sabato. Come ogni anno, come di tradizione, al Teatro Impero va di scena la vostra compagnia teatrale, che ormai esiste da tantissimi anni, riscuote sempre grandissimo successo, siete una tra le poche compagnie che riesce a riempire l'Impero, e questo alquanto dire, perché 1300 posti non si riempiono per caso, ma è il frutto di tanto lavoro, sacrifici e anche competenza. E allora, parliamo un po' di questo vostro lavoro. Allora, io apro una parentesi e la chiudo subito, riferendomi, non è da poco riempire il teatro. Allora, un grande del teatro mi ha insegnato una cosa bellissima, che cercherò di non dimenticarlo mai io questo. Praticamente è questa la frase che lui mi ha detto, che non è difficile riempire il teatro. La cosa difficile è farlo riempire di nuovo successivamente, perché per la curiosità la prima volta la gente viene, poi rimane delusa e non viene più. Noi invece questo non l'abbiamo fatto fino a in questo momento. Noi assieme con Alba sono già 40 anni che facciamo teatro, e quindi in 40 anni non abbiamo mai avuto il teatro, sia prima che dopo la ristrutturazione, di avere poco pubblico in sala. È capitato per esempio che c'è stato invece di 1300, 1100, 1200, a volte è per mancanza di pubblicità fatta bene, perché almeno a volte capita all'indomani della recita, mi incontrano e mi mandavo un paio di agio, e io ho recitato ieri sera, certo. Quindi c'è gente che a volte cammina distratta perché il manifesto non lo vede, la locandina, oppure non vede una volta facevamo la pubblicità in televisione, che ora purtroppo dopo il digitale terrestre non si vede tanto bene con tutti questi canali che ci sono, quindi la gente è molto distratta. E quindi noi ci vantiamo ad avere... Ci fa piacere. È un dato oggettivo, quindi inconfutabile. Sì. Anche perché fino a in questo momento non abbiamo deluso il pubblico. Noi, il nostro scopo è prima di farlo divertire, se poi durante il lavoro c'è da riflettere perché diamo un piccolo messaggio, sono io l'autore, non mi sento nessuno di dire io do i messaggi, no, completamente, metto delle cose attuali in scena. Giustamente, tutto dalla realtà. E allora Alba, raccontaci tu un po' la trama in sintesi, perché poi la dovranno vedere appunto, dal vivo. Si perde il gusto della sorpresa. Innanzitutto il titolo è Meglio scarsa in pace che ricche sciagliate, come penso avvenne nelle migliori delle famiglie. Niente, praticamente è una famiglia che si dedica al gratta e vinci, però siamo poveri in canna e viviamo con la pensione dei nonni, perché questa è la realtà d'altronde. Quindi e per comprare un gratta e vinci appunto andiamo dal papà che ci dà i soldi. Il problema della disoccupazione che abbiamo attuale. Un figlio disoccupato e quindi lui fa in modo di fargli prendere la pensione. Il tuo ruolo qual è? Quello della moglie, non poteva essere altrimenti. Lui è la moglie pratica, io sono la moglie di scena, purtroppo. Meno male, anzi. Per quanto riguarda la scena, quasi 40 anni di matrimonio, vi accingete alle nozze d'oro. Già, sì, infatti, poi prossimamente scriverà le nostre nozze d'oro. Mi pare anche giusto. George Clooney e Marilyn Monroe. Qual è il messaggio che questa commedia vuole lanciare? Oltre all'ironia, al divertimento e tutto, però c'è sempre quel messaggio. Un piccolo messaggio che potrebbe essere quello che le persone che andranno a vederla poi si noteranno, che questa famiglia fa carte false per poter fregare il prossimo, perché avendo per usare un termine di questa commedia, abbiamo il gioco ingannazzato, nel sangue. Una famiglia un po' allargata, diciamo, perché da noi abita un'altra famiglia, sorella, per il nonno. Viviamo tutti in un
una casa, sono due famiglie che vivono nella stessa casa, per risparmiare. Dove tutti hanno, per risparmiare, perché non c'è la possibilità di poter pagare un'altra casa, essendo in affitto, si parla di gratta e vinci, si parla di Superenalotto, si parla di Yoglotto, si parla di tutto, si parla di tutto, all'infuori di lavoro. Lavoro? Sì, anche perché il tuo cognato ha un pasticco. È un optional. Sì, appunto, per hobby. E allora, siamo in conclusione della nostra breve, ma credo succulenta intervista. Vogliamo citare velocemente anche gli altri componenti della vostra compagnia? Spero, sì, spero di non dimenticare nessuno. E che nessuno si offenda. Comunque, iniziamo. Io tutto il cast è bravissimo. Per ordine di scena, abbiamo Gianni Parrinello, che è all'inizio, quindi dopo Gianni Parrinello, oltre a Alba, io, c'è poi Enzo Casano, poi c'è Pino Caltagirone, poi c'è Wanda Bonetti, Antonella Di Giovanni, Antonella Di Girolamo, poi c'è, siamo in 15, Enzo Casano, l'ho già detto, poi c'è Giovanna Casano, poi abbiamo Giovanni Signorino, Maria Di Dia, Giovanni Signorino, Giovanni Fiorino. Fiorino, pardon. Che nuovo. Una new entry. Maria De Dia, e poi Peppe Galioto. Insomma, uno staff ragguardevole, perché avete elencato tantissimi nomi, quindi significa che la vostra famiglia è molto allargata. Andreina Herrera, poi dietro le quinte abbiamo Giusy Holten, che è una ragazza tedesca che viene ogni volta per l'occasione. È bello che fa la direttrice di scena in tedesco, perché noi sappiamo pure il tedesco. Sì. Poi abbiamo alle Public Relations il nostro Pasquale Salerno, poi c'è Ferruccio Pace e Alessandro Pace che curano dietro le quinte sia per quanto riguarda la grafica che la direzione delle scene. Una grande famiglia. E allora, in conclusione della nostra intervista, io vorrei lasciare l'occhio della nostra telecamera a voi due per salutare a vostro modo il nostro e il vostro pubblico. Prego. Ma cosa dire? Salutare a mio modo, io vi invito a darvi da fare, ma poi diciamo che è quasi completo il teatro, ci sono gli ultimi posti, quindi datevi da fare. Venite numerosi, no? Vi divertirete senz'altro, basta che ci sono io e lui. E abbiamo detto tutto, grazie per averci ascoltato e guardato e una cordiale buonasera. Grazie.